Cioè noi abbiamo avuto il proliferare di formazioni politiche, di involucri politici, io l'ho detto tante volte, che hanno avuto prevalentemente lo scopo di conservare gruppi dirigenti ormai ampiamente logori, invece di corrispondere ad un sentimento di cambiamento, di unità, di mescolanza, di empatia che nel nostro popolo invece c'era, era presente, radicato. E noi abbiamo perso ogni volta che ha prevalso questa idea degli involucri, e abbiamo vinto ogni volta che noi abbiamo dato spazio invece a questa empatia, a questa voglia di unità, a questa mescolanza, a questa voglia di cambiare, non con la diciamo ossessiva ricerca delle differenziazioni programmatiche, che sono, come io lo dico spesso, quella parte del corpo che viene tirata da una parte e dall'altra, se può nominare, perché ci sono delle signore, ma che alla fine diventa esclusivamente il modo per definire una differenza e quindi conservare, diciamo, il proprio recinto. E invece non abbiamo alla fine, come diceva Orfini, dato spazio, non ci siamo ricollegati a quella grande diciamo basico sentimento delle forze democratiche della sinistra, e quello in qualche modo di fare in modo che quelli che stanno sotto stiano meno sotto e ribaltino i rapporti di forza con quelli che stanno sopra. Noi, in nome del termine sinistra, riformismo, sindacato, abbiamo fatto tante cose sbagliate, abbiamo fatto tante cose non di sinistra, non per i lavoratori. Quindi io penso che invece noi ci dobbiamo ricollegare a questo sentimento, e il risultato elettorale ci dà una possibilità, ma il risultato di costruire un partito a partire da questa mescolanza. Naturalmente è un'operazione difficile. Nel dibattito che ho fatto con Matteo, giustamente lui, perché io credo molto anche a questo processo di decisione dal basso, e lui dice campanello, perché, diciamo, attenzione, perché non tutto quello che noi mettiamo in moto è qualche cosa, diciamo, di corrispondente a un sentimento più generale della società italiana. Mi pare che questa fosse l'osservazione, lo so, io lo so bene, però io penso che diciamo il sentimento, la voglia di partecipazione, la combattività anche della parte in qualche modo più mobilitata della società italiana, se non trova nella decisione politica, nella partecipazione alla decisione politica, nella voglia del confronto, del dibattito che non è propagandistico ma alla fine arriva a una deliberazione, cioè se noi non diamo a questa democrazia del no, che in qualche modo è quella un po' dei movimenti spontanei, cioè che arrivano fino a un certo punto e poi non si strutturano mai, non diamo una rete che struttura invece nel paese attraverso la partecipazione alla deliberazione, chi vuole partecipare alla politica attraverso un processo di civilizzazione della politica e di politicizzazione della società civile, noi non riusciamo a dare una risposta alla crisi democratica e non riusciamo a trasformare quel voto che è stato un miracolo politico di Renzi in qualche cosa, dico di Renzi e del PD, in qualche cosa che non sia solo, diciamo, il momento magico che rischia di rimanere sospeso, ma lo strutturiamo nella società. Questo secondo me è il compito di Renzi, perché la prova vera che avrà di fronte il partito di Renzi e Renzi, dico, nei prossimi mesi è esattamente questa. Noi abbiamo fatto un miracolo, poi ci potremo tornare il perché, ma questo miracolo deve costruire qualche cosa di strutturato nella società, perché altrimenti è esso stesso in qualche modo sempre oscillante tra il ritorno a un partito oligarchico mediato dalle correnti oppure a una forma di autoritarismo personale che ci riporta a un rapporto che in certi casi ha funzionato nella storia politica, ma che non è quello nostro e quello democratico. No, ma a me sorprende, chiedo un altro giro molto più rapido, visto che siete stati, che organizzate il dibattito, era bravo nella figura retorica dell'eufemismo, perché ha parlato di casa comune. In realtà Goffredo Bettina ha detto molto chiaramente, si tratta di ripensare, c'era anche nei vostri dibattiti, il partito. Ma rispetto anche a Bettini, che a differenza di Orfini era un grande fustigatore delle correnti, soprattutto quando diciamo il principale, il perno era lui all'epoca del PD, all'epoca del PD di Veltroni, io mi domando, ma
ha senso ancora, come, a prescindere dal dibattito correnti o non correnti, ma ha senso ancora un partito? Perché io sto vedendo, per esempio, che il partito che in Italia ha il 48%, non gliene chiedo conto ovviamente a Migliore, però osserva pure lui le cose del mondo e quindi ci sta tutta, cioè che non ha affrontato una discussione su Israele, su quello che sta succedendo a Gaza, cosa che altrove sarebbe fatta, altrove in altri tempi sarebbe fatta immediatamente, il cui dibattito interno, anche dal punto di vista locale, si riconduce molto spesso a generiche prese di posizione o frasi fatte sull'Europa, tipo basta austerity, adesso la crescita, sbattiamo i pugni senza proposte concrete, o nella ricerca ovviamente della selezione della classe dirigente via primaria eccetera eccetera. È un partito che di fatto è fermo nella sua mastodontica prova di forza che ha dato alle elezioni, cioè ha senso intervenire sulla forma partito nel momento in cui il partito di fatto è una di base, è una, come dire, il sostegno di un governo e dove governa delle amministrazioni locali? Beh, meno male che era una domanda per una risposta breve. No, comunque, no, possiamo lunga, anche lunga. No, io penso una cosa da molto tempo, che i partiti nella loro forma più imperfetta sono meglio di quelle strutture ademocratiche che talvolta sono i comitati elettorali, anzi sicuramente sono i comitati elettorali. I partiti sono luoghi assolutamente imperfetti e completamente, secondo me, da rimettere in sintonia con il presente, ma sono ancora lo spazio pubblico che viene definito non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalle pratiche che le persone vogliono scegliere quando si cimentano in politica. I partiti devono confrontarsi con una serie di limiti che sono venuti proprio dall'esaurimento di una percezione del partito e di chi milita in questo partito sulla loro funzione e sulla loro utilità. Questo vale per i partiti grandi e per i partiti piccoli, perché se è vero che colpisce anche me il fatto che non si parli della questione medio orientale, anche perché spesso il dibattito è stato surrogato dalla discussione nei talk show televisivi piuttosto che sulle pagine dei giornali, posso anche dire che a me colpisce quel partito o quei partiti che si riuniscono immediatamente per discutere al loro interno e solo al loro interno delle questioni generali, come quella per esempio della, diciamo, divisione in fazioni all'interno di Hamas, per dire, cioè non solamente su quello che è il conflitto, ma dentro Hamas quali sono le correnti di Hamas. Ne ho frequentati di partiti di questo genere, il cui impatto sulla società è nettamente inferiore anche a quelli che non discutono, perché almeno quelli che non discutono, la possibilità che prima o poi si riuniscano per decidere e quindi per avere democraticamente la possibilità di intervenire, e noi lo possiamo fare in qualsiasi momento, almeno ce l'hanno. Quindi da questo punto di vista penso che il partito sia uno strumento che deve essere in sintonia con i tempi. Io credo da molto tempo che noi chiamiamo con il nome partito cose molto diverse tra di loro. Si chiama partito anche quello di Berlusconi e non è un partito come lo abbiamo conosciuto noi, si chiama partito un comitato elettorale, si chiama Partito Democratico, lo voglio dire qui in casa del Partito Democratico perché lo sento come un problema serio. Lo stesso partito che prende quasi il 40% anche nella mia terra, anche in Campania, e prende 20 punti in meno nello stesso giorno nelle elezioni amministrative, perché probabilmente da un lato c'era la possibilità di immaginare la ricostruzione di un vincolo e anche di una fiducia democratica nei confronti di questo partito, e dall'altra dei gruppi dirigenti che hanno sistematicamente perso nella provincia, nella mia provincia, a Napoli, tutte le amministrative, perché hanno deciso di fare alleanze con il nuovo centrodestra, con le liste civiche che nessuno voleva più, cioè hanno dato un segnale plastico della inadeguatezza
di una discussione basata spesso semplicemente sull'arroccamento sulla propria dimensione, diciamo così, di controllo delle amministrazioni. E quindi quello che svela da questo punto di vista l'iniziativa di Matteo Renzi e anche l'investimento che su questo hanno fatto tanta parte del PD, penso anche chi viene da un'esperienza appunto e da una tradizione di sinistra come Goffredo, ma soprattutto del presidente del PD Matteo Orfini, è quella di dire: guardate che qui i giochi sono finiti, bisogna mettersi realmente in sintonia con le persone, perché i voti non arrivano in quanto c'è un simbolo, ma in quanto c'è un progetto politico che non è il programma che serve per fare, diciamo così, le pulci ad ogni singolo atto sui quali noi dovremmo discutere più liberamente, ma un programma significa avere la possibilità di cambiare un paese. La sinistra non è un obiettivo, la sinistra è uno strumento. Quelli che vogliono lavorare per la difesa della sinistra e che si interrogano su che cos'è la sinistra, in realtà hanno già perso per strada tanta parte della loro capacità di iniziativa. Per questo io penso che i partiti siano ancora lo strumento che, dal punto di vista almeno del nome, evocano ciò che è stato di bello nel corso della vita di tanti di noi che hanno conosciuto partiti ben più forti e radicati, ma devono essere anche il terreno di sperimentazione. Oggi l'idea che questi partiti nostri si possano riformare e che il più grande partito democratico d'Europa possa essere riformato deve essere vissuto senza nessuna, diciamo così, né spocchia ovviamente da parte di chi ci si avvicina per ultimo, come nel caso del sottoscritto, né di arroccamento da parte di chi ci sta dentro. Io onestamente non mi iscriverei ad una delle correnti del PD, lo dico sinceramente, ma vorrei partecipare alla costruzione di uno spazio nel quale tante persone hanno scelto di fare un investimento con il voto del 40%. Se il 40% diventa un blocco per il cambiamento, io penso che ciascuno di noi potrà contribuire anche ad un nuovo partito. Se quel 40% diventa una sorta di meteora nella quale ciascuno poi cerca, come nella palla di vetro, di vedere che cosa succederà alla prossima iniziativa, faremo come, secondo me, diciamo così, sbagliando, stanno facendo quelli che si stanno guardando la più inutile delle partite del mondiale, che è quella della finale del terzo e quarto posto. Noi non dobbiamo guardare la finale del terzo e quarto posto per vedere più o meno che cosa succederà in una delle partite veramente più drammatiche, credo, della storia del calcio, dopo la batosta che ha preso il Brasile. Noi dobbiamo andare a vedere che cosa succede nelle partite che contano, perché questo è quello che abbiamo perso nel corso di questi anni: andare a vedere cosa succedeva nelle partite che contano e giocare la partita noi dentro una struttura più ampia. No, a proposito, rimaniamo sempre sul tema della utilità barra inutilità del partito adesso. A proposito di partite che contano, a me viene sempre in mente col PD, che è un PD arrivato, se non sbaglio, al terzo anno di nascita, perché penso che il segretario fosse Bersani, no, all'epoca, si trovò praticamente da partito, diciamo, forte, perno del centro-sinistra italiano, ad avere a che fare con forse uno dei più clamorosi casi di rivoluzione delle relazioni industriali e sindacali che ci fu in Italia, che furono i referendum di Pomigliano e Mirafiori e la presenza, diciamo, una presenza sulla scena che era molto diversa rispetto a quella che alcuni leader della sinistra avevano immaginato, penso a Bertinotti, di Sergio Marchionne. Praticamente il PD, di fronte a un'occasione storica, di fatto si divise, cioè avevano il segretario che la pensava in un modo e il vice segretario che la pensava in un altro, e alcuni leader della minoranza che la pensavano ora come il segretario, ora come il vice segretario, quindi plasticamente ti faceva capire che il collante, diciamo, della minoranza o della maggioranza di quel partito fosse qualcosa che è altra rispetto alla politica o rispetto alle idee. Quindi nelle partite che contano, anche da questo punto di vista, il PD secondo me ha perso l'occasione, anche perché lì non si capì proprio come finì all'interno della partita. La partita fu sospesa per nebbia all'interno del Partito Democratico, i referendum poi andarono avanti per la loro strada, al ruolo di guida che il PD avrebbe dovuto giocare su quella partita se ne è bellamente fregato, fatto salvo che forse a Mirafiori non lo so, ma a Pomigliano il 5 Stelle ha preso
parecchi voti Nazor. Comunque io dico, ancora, ritornando anche con questa postilla critica e storica ricognizione sul Partito Democratico, di cui Orfini oggi presidente, cioè ancora un senso intervenire su questa cosa che inizia per la P? Sì, ha ancora un senso. Fammi dire una cosa su Pomigliano e Mirafiori, perché è vero quello che tu hai raccontato, è vero che alla fine la partita fu sospesa per nebbia e che di fatto assumemmo una posizione.